Buonasera, buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità. Vedo molte facce amichevoli e ringrazio che siete tornati un'altra volta ad ascoltare le mie chiacchiere, quindi grazie davvero. Il libro che presentiamo stasera è un libro particolare, non rientra nelle correnti letterarie abituali del panorama letterario del Medio Oriente, chiamiamolo così, perché è scritto da una signora, l'ha scritto che era già avanti con gli anni, non aveva scritto prima nessun libro, e ha pensato ad un certo punto di narrare la sua vita, ma si è limitata a raccontare alcuni episodi della sua vita, della sua infanzia a Gerusalemme. Il libro è nato in qualche, ha anche una storia di nascita, come ogni libro d'altra parte. Lei ha semplicemente scritto due raccontini per lasciarli così ai nipoti, e questo, il primo racconto è capitato in mano, l'ha fatto vedere a un suo ospite che Elias Sambar, che allora dirigeva la Revue des Dures palestiniennes a Parigi, e le è piaciuto molto questo racconto, le ha chiesto: ma lo possiamo tradurre e pubblicare? E lui ha detto: ma io l'ho scritto così, è un mio ricordo, e così ha fatto. Tra gli altri ha letto il racconto un grande intellettuale palestinese che è Edward Said, e l'ha trovato molto bello, e quindi si è messo in contatto con l'autrice. Una volta che è andato a Beirut, dove lei viveva, e purtroppo non c'è più dal 2008, le ha chiesto se aveva scritto altri racconti, e lei le ha fatto vedere un altro raccontino che aveva scritto, e lui ha detto: ma perché non continua, perché non fa un libro? E lei ha detto: ma io non sono capace, non sono una scrittrice, scrivo soltanto alcuni ricordi miei di infanzia. E così ha cominciato a scrivere questi racconti, li ha raccolti in un libro che è stato pubblicato. Lei ha avuto un'educazione, come dire, ha una formazione di lingua inglese, per cui l'ha scritto in inglese, pur vivendo sempre da Gerusalemme si era trasferita a Beirut, dove ha svolto tutta gran parte della sua vita, però l'ha scritto in inglese, poi è stato tradotto in francese prima, poi in italiano e ultimamente in arabo, per ultimo. Lei non l'ha visto il libro, cioè l'ha visto pubblicato solo in inglese, ma non ha avuto una grande fortuna la prima edizione, mentre l'edizione francese ha avuto una grande diffusione. Speriamo che anche questa recente italiana sia altrettanto, che abbia altrettanto successo. L'interessante è in questo libro che lei ricostruisce la sua vita o parte della sua vita infanzia attraverso scene, episodi che gli sono capitati, ricordi che sono ricordi brevi, sono di 3-4 pagine, non più, no? Che mette insieme e costruisce così un percorso, il percorso della sua infanzia. Infatti il libro comincia con un raccontino molto carino, in cui lei ricorda i piedi del padre che passeggia nel giardino di casa, e lei che è aggrappata a lui, che gli corre dietro, no?
E questa era la passeggiata mattutina della sua infanzia nel giardino di casa. E Edward Said, nella sua introduzione, dice una cosa veramente, è questo che mi ha convinto che il libro andrebbe tradotto e va davvero apprezzato. E questa cosa è semplice, dice, nella perdita di un paese che è la Palestina, la società palestinese ha perso anche gli archivi, e quindi quello che ci resta sono gli archivi della memoria, e questo è un libro di memorie semplicemente, ma è una memoria particolare perché racconta in modo semplice, non da professionista, non da esperto, ma di una donna normale, che ha vissuto una vita del tutto normale, perché lei dopo aver finito gli studi a Beirut si è sposata, abbastanza giovane, insomma non aveva 30 anni, ha fatto diverse figlie, e in quel periodo aveva cominciato già nel 48-49, quindi aveva creato un'associazione per aiutare le donne profughe a trovare lavoro, quindi ha incoraggiato il ricamo, no? E quindi faceva ricamare vestiti, abiti, qualsiasi cosa, e li vendeva per aiutare queste. E questa associazione che ha fondato esiste tuttora. Ma c'è un altro fatto interessante. Allora, vi dicevo che Edward Said, no? Dice, questa è l'archivio della memoria, è un aspetto che va tenuto in considerazione, ma va tenuto in considerazione perché è un racconto estremamente semplice che riflette un ambiente familiare. Un ambiente familiare è una vita quotidiana, niente di più, però, e questo è il racconto del futuro. Se la Palestina avrà un futuro, lo avrà grazie a questi racconti, grazie a questo tipo di memoria, non la memoria né della guerra, né dei traumi, no, del vivere quotidianamente. E del vivere in modo semplice. C'è un altro aspetto che a mio avviso è interessante, molto importante, che lei appartiene a una famiglia molto particolare, la famiglia Husseini. Lei si chiama Sirin Husseini, Shahid è il cognome del marito che lei ha aggiunto al suo, come spesso, non sempre, ma spesso usano le donne palestinesi o comunque dell'Oriente Arabo, che aggiungono il nome del marito al proprio. E la famiglia Husseini è una famiglia interessante soprattutto in quel periodo, perché a partire dai primi anni del Settecento questa famiglia si allarga, resta unita, diventa quindi un clan familiare abbastanza diffuso, per cui lei, quando parla di cugini, noi non sappiamo se sono di primo, di secondo, di terzo, di quarto grado, non sono cugini in generale, quindi lei parla della famiglia parlando di un clan, di un gruppo familiare, di un gruppo familiare allargato. Questa famiglia nei primi anni del Settecento si arricchisce grazie anche a delle concessioni date dal governo centrale di Istanbul per l'amministrazione di alcuni luoghi santi. Gerusalemme è piena di luoghi santi, quindi la gestione di questi richiede, come dire, qualcuno che gestisce, qualcuno che investe, eccetera, eccetera. Ricordiamoci anche un fatto importante, che Gerusalemme è meta di pellegrinaggio
cristiano e musulmano, per cui tutto l'anno abbiamo un, ma questo a partire dal, direi, dal VII secolo, no? Ci sono molte memorie di donne romane che vanno in Terra Santa, quindi abbiamo delle testimonianze a partire dal VII secolo di un afflusso continuo di pellegrini. Questo cosa significa per gli abitanti del luogo? Significa ricchezza, prima di tutto, no? E quindi alcune famiglie di Gerusalemme, in generale Gerusalemme, come tutta la Palestina, tranne alcuni momenti storici, è un paese prospero, un paese ricco. E Gerusalemme in particolare, Gerusalemme, Betlemme, Nazaret, sono luoghi che storicamente hanno, grazie a questo turismo religioso, chiamiamolo così, traggono molto profitto da questa situazione, e la famiglia Hussein è una di queste. Ma poi, sotto il mandato britannico, alcuni personaggi appartenenti alla famiglia emergono in modo forte, tra cui il padre di lei. Il padre Jamal è un patriota, chiamiamolo così, che a capo della rivolta del 36-39, che è incominciata con uno sciopero generale durato 6 mesi, che finora è il più lungo della storia. Che ha bloccato tutto il paese. La rivolta diventa rivolta armata ad un certo punto nelle campagne e arriva anche nelle città, quindi arriva anche a Gerusalemme. Nel 36 il padre Jamal viene imprigionato e poi fugge. Se ne va dalla Palestina e la famiglia lo segue, e Sirin in quel momento aveva 16 anni quando si trasferisce a Beirut. Quindi i suoi ricordi riguardano principalmente i primi 16 anni della sua vita. Il fatto che Jamal Husseini fosse un personaggio noto, ma meno noto di un cugino, uno dei tanti appunto cugini, o di non si sa di quale grado, di quinto, sesto grado, di questo grande clan familiare, che è Amin al-Husseini, che gli inglesi avevano appuntato, gli avevano come mufti di Gerusalemme. Allora, il mufti nella tradizione locale, non è una cosa generalizzata, è il mufti di una città, e di una città importante dal punto di vista spirituale, perché non era chissà cosa questa città, non era un centro commerciale importante, ce n'erano in Palestina, ce n'erano altri centri commerciali molto più importanti come Jaffa o come Nablus, ma aveva un'importanza spirituale, e il mufti il mufti che cos'è? Intanto, nella tradizione islamica è un esperto giuridico, uno che si occupa di legge, e viene il mufti viene eletto dagli esperti della legge. Nella città di Gerusalemme erano quattro le persone che selezionare un mufti, e questi quattro sono il capo dei giudici della città, che è chiamato Qadi al-Qudat, la parola Qadi è passata anche in italiano, Qadi vuol dire giudice semplicemente. Qadi al-Qudat è il giudice dei giudici, sarebbe il capo della magistratura locale. E
questo è uno dei, ed è il personaggio di Norma più importante. Poi l'imam della moschea grande, e quindi la moschea più importante, che in questo caso è Al-Aqsa. Insomma, questi quattro personaggi che dovevano selezionare. E quando muore il mufti precedente, e questo avviene, se non vado errato, nel 29, i quattro si riuniscono e eleggono un altro mufti, cioè selezionano un personaggio che debba dare il parere giuridico per qualsiasi azione che riguarda l'ambiente islamico. Gli inglesi, le autorità inglesi, rifiutano questa cosa e nominano Amin al-Husseini, che è appunto il cugino di Sirin, a mufti. Ora, nella letteratura storica europea, no, questo nome ricorre come Gran Mufti, che è una carica che non esiste, semplicemente. E questo è un personaggio molto, molto noto perché ad un certo punto fugge dalla Palestina perché viene perseguitato dagli inglesi che l'avevano nominato, e va a incontrare Hitler. E questo incontro resta nei libri di storia come, come dimostrazione di una tendenza dei palestinesi ad essere filonazisti. Niente affatto, questo era un personaggio politico perché svolgeva un ruolo politico alla fine, perché fonda il comitato arabo di Palestina, che raggruppava diversi partiti, eccetera. Ovviamente lui, essendo un religioso, era di tendenza islamica, quindi aveva un certo seguito negli ambienti religiosi e dei credenti, ovviamente, perché era un'autorità. E questo copre in qualche modo il personaggio Jamal Husseini, che è il padre di Sirin. Ed è bene, è interessante questo libro perché lei ci dà un'immagine del padre, un'immagine familiare, non è il personaggio politico di cui lei non parla, ricorda semplicemente che, ad esempio, non dice nemmeno del suo viaggio, del famoso viaggio a Londra, perché nel 39 c'è l'Inghilterra si stava preparando alla guerra in Europa, quindi c'era, no, Hitler aveva già invaso la Polonia, quindi la guerra doveva scoppiare subito, insomma. E l'Inghilterra aveva in quel momento un esercito di circa 120.000 uomini in Palestina per cercare di domare la rivolta. In quel periodo si formano si formano alcune delle formazioni militari sioniste, che poi diventeranno e faranno parte, diventeranno esercito israeliano, per aiutare l'Inghilterra a domare la rivolta, perché le campagne erano completamente in mano ai rivoltosi. Quindi l'Inghilterra aveva bisogno di calmare gli animi in Palestina e indice una conferenza a cui invita le personalità palestinesi più in vista, quindi i capi dei partiti politici, i leader politici, e a capo di questa delegazione c'è Jamal Husseini, che è il padre della nostra autrice, ed è famosa e nota nella storiografia come la conferenza di St. James. Lui guida questa delegazione che arriva ottiene un risultato per cui, cioè, la protesta palestinese nasce dal fatto che l'Inghilterra stava incoraggiando l'immigrazione sionista in Palestina e il passaggio delle terre
dei terreni agricoli agli immigrati. E l'Inghilterra, col libro bianco, promette di limitare l'immigrazione ebraica e di impedire il passaggio delle terre quindi in cambio i partiti che erano presenti a questa conferenza si impegnano a consegnare, a fermare la rivolta, a consegnare le armi, e che presto ci sarebbe stata un altro momento di trattativa per portare la Palestina all'indipendenza. Fatto sta che dopo, finita questa conferenza e finita la rivolta, Jamal Hosseini, che è colui che ha firmato quell'accordo, assieme a tutti gli altri ovviamente, ma lui per primo, viene preso e messo in carcere per gli anni della guerra che passerà, non ricordo più, in qualche colonia inglese in Africa. Questo episodio, ad esempio, l'autrice non ce lo racconta, c'è qualche semplicemente un'indicazione: quando mio padre andò a Londra, ma tutto lì, oppure siamo trasferiti di qua o di là, perché ad un certo punto lasciano Beirut per andare a Baghdad, poi lasciano Baghdad per tornare da chissà, e le donne tornano a Gerusalemme mentre gli uomini di tutto il clan familiare, perché insomma ci sono questi accenni a una situazione che in qualche modo, in cui la famiglia o almeno parte di alcuni parenti sono protagonisti, e sono protagonisti in primissima persona, in questo caso il padre di lei che è a capo della rivolta palestinese. Il libro parla di cose personali, familiari, ad esempio non ci dice... alcune cose sono raccontate, ma altre sono accennate. Per esempio, l'incontro col marito, con colui che sposerà. Dice, ad un certo punto aveva accompagnato la madre da un medico, e poi dice il nome di questo medico. Poi, dopo altri racconti, dice sì, poi ci siamo sposati nell'anno tale, cioè, semplicemente così. Quindi tutta la storia col futuro marito è raccontata, eppure il cognome Said è molto interessante, perché allora, se la famiglia Husseini è una famiglia di musulmani che poi ha dato una figura come Mufti, ma altri ancora, perché per esempio raccontano di un episodio del libro di suo nonno che è messo in soffitta. E questo nonno, cos'è questo libro messo in soffitta? È un commentario al Corano, anzi un dizionario dei termini coranici. E quindi è una famiglia che ha delle figure particolari, no? Interessanti, ed è una famiglia molto tradizionale, però questo non impedisce a lei di andare a studiare, ad esempio, dalle suore a Ramallah, e poi di andare all'Università Americana di Beirut, dove si laurea e continua i suoi studi e si laurea. E mentre la famiglia del marito, che è altrettanto interessante, è una famiglia Baha'i, che è considerata dai musulmani osservanti un'eresia, la religione Baha'i è considerata come un'eresia, anzi per esempio in Persia è un
è vietato essere, sono, no? È una corrente nata in seno alla comunità islamica, una delle tantissime correnti, insomma, non c'è niente di nuovo, però che crede nel sincretismo, crede nel Dio unico, eccetera, e conserva alcuni tratti anche dell'Islam, per esempio la proibizione del vino. I Bahai non bevono vino come i musulmani, o non dovrebbero bere. E lei di questo non fa accenno, parla solo di alcuni episodi, però il quadro che ne esce è un quadro abbastanza vivace, anzi direi molto vivace, un quadro dove ci sono tutti i colori della Palestina. C'è la primavera, che cosa succedeva nella casa di campagna. Come è nata questa casa? Si parla del nonno materno che l'ha costruita, anche la famiglia materna, che è molto interessante. Ci sono vari personaggi, tra cui uno zio materno, che poi sarà molto importante, perché dopo il 1948 creerà dei progetti agricoli nella Valle del Giordano che daranno lavoro a decine di migliaia di persone, quindi un personaggio interessantissimo. Lei ne parla abbastanza in questo libro, non in quanto personaggio politico, ma in quanto zio che aveva dei... come dire, una frequentazione abbastanza continua e intima con lei e con le sorelle e il fratello. Ecco, il quadro che ne viene fuori da questi vari racconti è con colori molto, i colori della primavera, della campagna, ma anche dell'inverno, della casa di Gerico, dove la borghesia, o meglio dire le famiglie abbienti palestinesi, andavano a svernare, perché d'inverno non fa freddo, c'è un clima particolare, perché sapete che Gerico è nella valle del Giordano, è un punto molto basso e quindi ha un clima interessante, molto particolare. Delle gite che si facevano, quindi noi abbiamo anche come dire, delle fotografie di alcuni luoghi interessantissimi. E poi ti racconta dell'ambiente di Gerusalemme, per esempio delle suore moscovite, lavoratrici che stavano vicino a casa. E tutto questo dove si svolge? In un quartiere che oggi si chiama Sheikh Jarrah, che molti di voi avrà sentito, di cui molti hanno sentito parlare, perché c'è il tentativo da parte dei coloni di prendere possesso delle case dei palestinesi. Ad un certo punto lei racconta di una visita fatta con le sorelle e la madre a Gerusalemme, e loro vanno a trovare la loro vecchia casa e le ragazze non hanno il coraggio di entrare. Mentre la madre entra, bussa, le apre una signora e dice: "Posso entrare?" Dice: "No, perché?" Dice: "Perché è casa mia." L'altra, l'abitante della casa, dice: "No, è casa mia." E lei risponde, la madre di Sirin risponde: "Io non l'ho venduta." E quindi poi è entrata. Ma Sirin e le sorelle non hanno il coraggio di entrare. Vedete, ci sono questi piccoli accenni, questi racconti flash, diciamo, perché è tutto raccontato in poche pagine, che ti danno questo quadro di un paese
estremamente variegato, estremamente interessante, estremamente vivace, ma che vive un momento molto particolare, un momento di transizione, di cambiamento profondo e di trauma che lascia senza parole. Effettivamente, solo adesso, a distanza di 70 anni, cominciano a uscire i racconti, i ricordi di quanto è successo allora. Lei non ne parla, no? Però lo accenna, e già questo ci dà, come dire, una traccia del racconto senza farci pesare nulla a noi lettori. Noi leggiamo, ma non abbiamo nessun senso di colpa, perché c'è quella leggerezza nel raccontare che è veramente molto, molto bella, straordinaria. Io ho contattato la figlia dell'autrice per avere delle foto di famiglia che voi trovate qui nel libro, e queste fotografie raccontano un po' la storia di una famiglia importante, sì, però una famiglia palestinese, e anzi di due, perché ci sono i nonni paterni ma anche i nonni materni, e ci sono, come dire, vari zie e cugini, eccetera. Ma sono fotografie di famiglia che ci raccontano la Palestina negli anni che vanno più o meno dalla fine dell'Ottocento, perché alcune fotografie che ho inserito risalgono appunto alla fine dell'Ottocento, sono i nonni di Sirin. Vi ricordo che lei è nata nel 20, quindi i nonni erano nati un po' prima. Lei è nata nel 1920, mentre i nonni sono dell'Ottocento, quindi abbiamo questi personaggi, e quindi c'è anche una storia, una breve storia fotografica di Gerusalemme. Queste memorie di Gerusalemme, come dice Edward Said nell'introduzione, sì, sono soltanto parte di un archivio della memoria, ma sono il futuro. Perché lo dice? Io ho faticato a capire, ma perché il futuro della Palestina è fatto del racconto, cioè della memoria collettiva, quella, ma non necessariamente quella che riguarda il ieri, quella che può riguardare il presente, che farà il domani. È qualcosa sono racconti semplici, e nella semplicità delle cose, e nella semplicità del racconto, non nel racconto, non è la narrazione storica dei grandi storici che vogliono ricostruire, dare un futuro. No, certamente ci vuole anche quello, ma ci vuole anche questa memoria, la memoria delle persone semplici, che son loro che poi fanno il futuro. Questa idea di inserire un po' le fotografie, cioè, nella prima edizione inglese ce ne sono alcune, poche devo dire, queste sono la collezione più ricca, direi. Veramente io ne ho tantissime altre, perché poi Leila Chahid, che è la figlia dell'autrice che me l'ha mandate, ne ha centinaia. Lei, perché ha fatto un lavoro di raccolta di fotografie tra parenti, cugini, e quindi me ne ha mandate moltissime. Ovviamente non si potevano pubblicare tutte, ma ci sono 40 pagine, quindi sono un'ottantina di fotografie che costruiscono in qualche modo un racconto non parallelo, ma che rinforzano il racconto stesso. Ecco,
Questo fa parte, direi, di un progetto, se vogliamo chiamarlo così, molto, molto semplice, molto artigianale, ricostruire anche in italiano una memoria palestinese. E in qualche modo i romanzi che abbiamo pubblicato finora, trovate alcuni libri qui, non solo questo ma altri ancora, sono in qualche modo tutti pensati non per dare non per fare propaganda alla causa palestinese o a una politica palestinese, no, niente affatto, ma pensati perché questa ricostruzione anche in italiano di una memoria palestinese è la ricostruzione di una memoria umana, perché riguarda tutti. Tutto quello che avviene oggi in Palestina non lo vediamo riflesso da qualche parte, ovunque c'è stato sempre, è un po' la storia dell'umanità. Certo è un momento particolare, ma attenzione, ci sono stati anche altri episodi. L'apartheid in Palestina non è il primo caso di apartheid, l'espulsione, la pulizia etnica non è l'unica nella storia, ce ne sono state altre, sono state terribili di episodi. Quindi secondo me la narrativa palestinese oggi, ma non solo la narrativa ma anche la poesia, la narrativa palestinese oggi ha una valenza davvero universale, perché riflette tutte le difficoltà dell'uomo a vivere in questo mondo così costruito, così controllato da un sistema che obbliga la maggioranza a fare una vita estremamente di sopravvivenza, una vita di molto 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 difficile. E questo è il valore universale anche del progetto nel suo complesso. E finora abbiamo pubblicato, se non vado errato, 68 libri. Io pensavo che erano 70, poi qualche giorno fa mi sono messo a contarli per non sbagliarmi, sono 68 libri che danno un'idea anche della letteratura palestinese, ma la letteratura palestinese fa parte della letteratura mondiale, insomma, niente di straordinario. Qualcosa però di particolare ce l'ha. E non è solo il trauma, il racconto del trauma, no, non solo la memoria, ma è anche la prospettiva, il futuro, il domani. E questo è molto, molto, trovo molto, molto, molto bello. Questi 68 libri, che spero diventino molto, molto di più, ovviamente finché ci sono le forze e le possibilità di farlo. E sono il progetto di questa piccolissima casa editrice, che è vero molto piccola, però abbastanza nota, perché trovo che i nostri titoli circolano in qualche modo, e sono contento che alcuni da noi tradotti in italiano sono stati ripresi, tradotti in altre lingue, che non, la traduzione italiana è stata la prima. E quindi questo mi fa molto piacere, perché di solito, soprattutto per la letteratura araba, sono sempre gli inglesi, i francesi ad avere la meglio, no? E quindi se una cosa va bene in inglese o in francese, allora possiamo farlo anche in italiano. No, si può fare anche in italiano senza la traduzione inglese e francese. E cosa intendiamo fare? Proseguire in questo filone, ovviamente pubblicando romanzi ma anche racconti brevi e poesia. Abbiamo pubblicato pochi volumi di poesia, ma
insomma questi pochi sono 12, e perché la poesia ha pochi lettori purtroppo, nonostante che alcuni poeti sono di fama mondiale, sono tradotti in moltissime lingue, vendono decine di migliaia di copie senza esagerare. Però la narrativa ovviamente ha la parte, nella narrativa sì, abbiamo pubblicato anche racconti brevi, ma soprattutto romanzi, ad esempio il prossimo lavoro di un autore palestinese relativamente giovane, perché non ha ancora 50 anni e quindi lo consideriamo giovane per non di età, ma anche perché scrive pochissimo, ma i suoi libri sono scritti in maniera veramente splendida, è stato già tradotto e spero che entro la primavera prossima avrete un nuovo romanzo palestinese tra le mani. L'altro libro in lavorazione sono le memorie del carcere di una signora palestinese che tra l'altro ha studiato in Italia negli anni 70, poi ha continuato gli studi in Inghilterra e in mezzo a questi studi insomma ha attraversato, è entrata 3 volte nel carcere israeliano. Non racconta tutto, però racconta una delle volte in cui è stata in carcere e quindi accenna anche alla tortura, ma senza dire tutto, ma soltanto alcuni accenni. E perché anche questo libro? Perché oggi nel mondo palestinese sta crescendo in maniera veramente straordinaria una letteratura che possiamo definire letteratura del carcere. Sono in qualche modo quaderni dei carcerati, scritti da carcerati o ex carcerati, sono prigionieri politici, no? Che subiscono il carcere arbitrariamente, come nel caso di quella, l'autrice che stiamo traducendo in questo momento, che spero che venga alla luce presto, che lei entra in carcere all'età di 17 anni, la prendono a scuola, non aveva ancora finito la scuola, a 17 anni entra in carcere. E quindi è chiaro, quando esce dal carcere lei se ne va e viene in Italia e continua gli studi qui, ma torna una volta a casa a trovare i suoi, era ancora studentessa a Bologna, e viene carcerata un'altra volta e resta in carcere altri 3 anni. Comunque torna, finisce gli studi, va ancora, dopo il dottorato fatto in Inghilterra torna in Palestina un'altra volta e viene incarcerata una terza volta. Oggi vive in Inghilterra e ha deciso finalmente, dopo tantissimi anni, a scrivere questo libro. E io capisco che non è affatto facile raccontarsi, senza farsi belli, no? Dire che cosa mi è capitato. E questa è una letteratura che si sta diffondendo, che c'è. E quindi e questo è il primo libro di questo genere che stiamo affrontando, e non è affatto facile affrontarlo. Però è un filone che vogliamo anche seguire. Questo in breve sono, come dire, a grandi linee spero di aver spiegato cos'è la casa editrice, cos'è questo libro. E vi ringrazio ancora per la pazienza e
per avermi accolto ancora una volta. Grazie. Grazie. Volevo anche dire, a proposito dei libri pubblicati, se qualcuno è interessato poi a guardare, qua c'è una bibliografia abbastanza esauriente, direi, una per anni, cosa è stato pubblicato in Italia, in italiano, della letteratura palestinese, dico bene? Uno qua, e questo magari vuoi sempre spiegare tu, la seconda bibliografia è solo vostra o? No, si può consultare tranquillamente una. Ho cercato di mettere insieme i titoli dei libri tradotti in italiano, e quasi tutti sono tradotti dall'arabo, tranne alcuni che sono tradotti dall'inglese o dal francese, pochissimi, e alcuni sono scritti direttamente in italiano. È difficile dire se questa è sempre letteratura. Secondo me la letteratura appartiene non solo alla lingua in cui viene scritta, ma all'ambiente linguistico intendo, ma all'ambiente culturale più in generale. E quindi anche se sono scritti in italiano, come in certi casi, pochi, però fanno parte della letteratura palestinese, almeno sotto il profilo culturale, perché la trama è palestinese, i personaggi, l'ambientazione, oltre all'autore ovviamente, e qualche volta varia la lingua. Scusate, poi io non ho chiesto se ci sono domande, di solito si chiede, ecco. Intanto volevo complimentarmi per la copertina, che è molto bella. E poi pensandomi a quello che dicevi tu di questo disco di memorie, è una memoria che fa storia nel suo piccolo, perché appunto i racconti sono brevi, semplici da leggere, però dà anche informazioni secondo me molto importanti, reali e concrete. Faccio un esempio che mi ha colpito: verso la fine del libro lei parla della sala di Gerico. Non so se si riferisce allo zio, al nonno, al papà, che però guarda la valle e dice: sì, la valle è secca, però lassù piove, lassù c'è l'acqua. E allora studia per fare delle canalizzazioni e riesce a coltivare frutti, tanti frutti. Questo smentisce un po' la fama che ha forse Israele sul deserto non coltivato finché non sono arrivati loro. Ecco, questo è un piccolo esempio dell'importanza della storia piccola che emerge dalle esperienze personali. Grazie Enrico. Grazie. Ma se posso commentare velocemente, esiste un libro del Settecento, scritto verso la fine del Settecento, non ricordo esattamente l'anno, credo che fosse il 1792, da un autore palestinese, da uno studio economico, in cui elenca i prodotti che vengono e i prodotti che trovano mercato all'estero, tra cui cotone, lino, eccetera, eccetera. La storia economica della Palestina è una storia molto interessante, perché è stata un ponte fondamentale, soprattutto in campo agricolo, verso l'Europa da una parte e dall'altra verso il Nord Africa, e successivamente anche verso le Americhe, e l'America centrale in modo molto, in modo particolare. È una storia, vi faccio solo un esempio. La coltivazione delle arance in Palestina, come in altre parti del mondo, esiste da moltissimi anni. Gli arabi imparano a coltivare gli aranci dai persiani. I persiani li avevano imparati dai cinesi. Quindi nell'Ottocento la Palestina era
prima dell'Ottocento, fino all'Ottocento la Palestina era un paese molto prospero in quell'area. Poi nell'Ottocento ci sono varie invasioni, a cominciare da quella di Napoleone, che distrugge praticamente tutto il territorio. Ad esempio la zona centrale di Nablus viene completamente bruciata, tant'è vero che oggi il nome di Nablus è detto dagli abitanti Jabal al-Nar, cioè il monte del fuoco, no? Si ricorda questo grande, enorme incendio che distrugge i boschi di tutte le montagne intorno. Quindi buona parte nei suoi solo 4 mesi in Palestina, perché poi viene sconfitto e si ritira, in questi 4 mesi distrugge completamente il paese, lo distrugge davvero. Dopodiché, appena 33 anni dopo, il figlio di Muhammad Ali, il governatore d'Egitto, porta il suo esercito in Palestina, occupa la Palestina, occupa tutta la Siria, arriva fino a Anatolia e minaccia il potere del sultano di Istanbul, e anche lì c'è una guerra che dura 8 anni, quindi il paese è distrutto un'altra volta. Quando nel 40 Ibrahim, figlio di Muhammad Ali, si ritira finalmente dalla Palestina, c'è una ricostruzione sulla base agricola. Ad un certo punto un agronomo palestinese seleziona un'arancia particolare. Allora, le arance venivano esportate dalla Palestina verso quello che oggi chiamiamo Turchia, quindi verso Istanbul principalmente, e verso l'Egitto. Allora, verso la Turchia ci volevano 3 giorni di navigazione, dal porto di Jaffa fino a Istanbul, 3 giorni, mentre verso Alessandria ed Egitto sono quasi 2 giorni. E finché le arance non vengono stipate nelle cassette, messe all'aeroporto, al porto, portate sulle navi, perché poi per portare sulle navi si usavano le barchette, quindi messe nelle barche, le barche delle passano dei giorni finché arrivano al porto di destinazione, dove li riceve un grossista che poi le dà al dettagliante. Quindi passano molti giorni e molte di queste arance erano già guaste e non potevano quindi essere vendute. Se le arance sono guaste, vengono selezionate quelle buone e quindi si alza il prezzo, e allora il bacino dei clienti è molto ridotto, solo quelli che hanno molti soldi possono permettersi le arance. E un agronomo palestinese seleziona un'arancia che riesce a resistere 2 mesi senza guastarsi, col freddo, col caldo, in qualsiasi condizione, e sono le arance oggi più diffuse al mondo, quelle che hanno quella sorta di nodo in fondo, si chiamano in palestinese si chiamano shammuti, dal nome dell'agronomo che le ha selezionate, che si chiama Shammut. C'è anche un famoso pittore Shammut, della stessa famiglia, un suo avo tra l'altro, che ha selezionato nell'Ottocento questa era. Questa ha cambiato completamente l'agricoltura in Palestina, ma direi in tutto il Mediterraneo, perché tutte le arance ormai sono di quel tipo e resistono davvero 2 mesi. Allora le potevano essere vendute in Russia, perché si andava attraverso il Mar Nero fino a Odessa, e oppure in Inghilterra e in Francia. E quindi c'è un cambiamento economico importantissimo. Allora, la storia del deserto è una storia ovviamente inventata, è una storia abbastanza stupida che non ha bisogno di essere, come dire, ci sono i documenti, c'è la documentazione, sappiamo esattamente che cosa si produceva in Palestina.
Poi d'altra parte tutto è documentato nell'archivio ottomano di Istanbul, si trova quante tasse hanno pagato e quindi in base alle tasse noi possiamo sapere che cosa è stato prodotto, quanto è stato prodotto, quanti datteri, quanti tonnellate di questo, di quest'altro, in base alle tasse. E le tasse, come sempre, non si pagano per intero. È una questione di principio quello di nascondere una parte, no? E quindi la produzione che viene dedotta in base alle tasse è sempre superiore. È stato sempre un paese agricolo, ma questo lo sappiamo. E poi dopo l'invasione di Muhammad Ali e di Ibrahim Pasha, suo figlio, il paese conosce un inizio di industrializzazione estremamente interessante, perché si costruisce intanto la prima ferrovia tra Jaffa e Gerusalemme, che ha funzionato tranquillamente fino al 1948. Adesso mio cugino mi ha raccontato che funziona in un certo tratto, quindi ci sono la Palestina in pochi anni, tra il 1992 e il 2008, il momento del colpo di Stato dei giovani turchi, aveva una rete ferroviaria che si estendeva su tutto il territorio ed era una rete così importante perché collegava l'Egitto, le ferrovie egiziane, all'Anatolia, quindi alla linea Baghdad-Berlino, e su questo ci sono delle cose estremamente importanti che hanno cambiato la storia. Ad esempio nel 1902 tutta la flotta britannica, 350 navi da guerra, si sono radunate nei Dardanelli per minacciare il sultano, che voleva finire la costruzione della ferrovia tra Beersaba in arabo, oggi con un nome brutto inglese chiamano Beersheba, e Aqaba, per collegare anche il Mar Rosso al resto della rete ferroviaria, e questo rappresentava un pericolo per l'Inghilterra e per la navigazione britannica, perché aveva c'è una storia economica estremamente complessa, estremamente importante. Questo per quanto riguarda l'accenno al quel fatto lì. Invece mi piace anche raccontare un attimo della copertina. La copertina riporta un quadro molto particolare di un pittore palestinese molto noto, che è Sleiman Mansour. Ha uno stile molto variegato, che non si può chiamare uno stile, perché ogni suo quadro è una scoperta. Questo l'ho trovato veramente per caso, sfogliando la sua pagina Facebook, no? E trovo questo quadro che risale all'82 ed è intitolato semplicemente Gerusalemme 1982. Quindi gli scrivo e chiedo la possibilità di farne una copertina di un libro che parla di Gerusalemme, e lui mi dice fanne quelle cose che vuoi, e sono contento di averlo trovato e averlo pubblicato. Grazie. Qualche altra domanda? Collega, forse anche alla fine, dice che forse il tempo vissuto della sua disnonasma era
certamente il tempo della nonna Asma era molto più felice, perché era una società tranquilla, non c'erano mire. Le mire europee verso la Palestina, l'interesse incomincia solo nella seconda metà dell'Ottocento, dove diverse cose, insomma, avvengono perché in realtà ha cominciato Napoleone dicendo che bisogna, come uomo politico, come leader, come uomo di potere, non, i letterati avevano cominciato molto prima a dire che l'Oriente va riconquistato alla cristianità, va riconquistato alla civiltà, per cui bisogna creare delle colonie europee, no? Napoleone invece, come leader politico, perché era un generale importante e poi diventerà l'imperatore, aveva già detto allora che bisogna creare una colonia, bisogna portare gli ebrei dell'Europa in Palestina. Poi direi molto prima ancora del primo congresso sionista, i politici britannici si occupano, cioè adottano e creano e immaginano il progetto di colonizzazione della Palestina, come si immagina quello del Libano, no? Di creare un Libano cristiano e di creare una Palestina ebraica. Il pensiero è che nel 1940 Palmerston, che era il primo ministro in quel momento britannico, scrive sul The Globe, che è un giornale, il giornale del Foreign Office, scrive che bisogna creare una colonia ebraica in Palestina. Insomma, scusa, 1840. 1840, sì. Che ho detto? 1900. Scusate. Sono legato al Novecento e al secolo in cui sono nato, vissuto. E quindi è chiaro che prima era un paese normale. Abbiamo pubblicato, tra l'altro, adesso mi faccio un po' di propaganda, scusate, un libro che io trovo estremamente importante e interessante, intitolato Palestina, paese normale. Palestina, paese normale, sono le memorie di un mercante diplomatico toscano del 600 in Palestina, dove racconta di un paese assolutamente normale, e queste memorie sono pubblicate per la prima volta, perché erano manoscritte in italiano. E abbiamo pubblicato questo libro un po' di anni fa. È un paese assolutamente normale, quindi felice, tranquillo, una società agricola, semplice, dal punto, oggi si tende a parlare molto di confessioni religiose, eccetera, certo erano molto miste, una società molto mista, però il monoteismo palestinese è stato sempre molto sintetico. Ci sono ancora oggi, c'è ad esempio una chiesa vicino a Betlemme che si chiama Knessetul Khader. Il Khader è nella tradizione è San Giorgio. San Giorgio è il patrono della città di Lidda e del Khader, dove le donne musulmane vanno a fare ex voto per avere figli. E quindi queste ormai sono pochi questi fenomeni, ma prima erano molto molto diffusi, e alcune tradizioni sono state inventate anche politicamente. Per esempio la festa del Eid Nabi Robin, il profeta Robin, la festa di questa è una cosa che ha inventato, come si chiama, il Saladino,
dopo la conquista di Gerusalemme, dice: beh, facciamo una festa tutti insieme, una scampagnata, no? Dove vanno tutti, cristiani, musulmani, quello chi vuole, no? E quindi tutti, donne, bambini, uomini, tutti vanno, portano le tende e vanno verso il Mar Morto, no? A fare un picnic che dura 3 giorni la festa. È una tradizione che è continuata fino al 1945-46, quindi c'è sempre stato, e ce ne sono tantissimi episodi di questo tipo. Quindi lei racconta di questi picnic, di queste scampagnate, perché lei lo sapeva di che cosa. Forse non conosceva il retroguardia, il precedente storico, sicuramente forse non lo conosceva, però esiste. E lei ne racconta senza dire che si tratta di una tradizione, cioè era normale andare lì in un certo giorno l'anno, eccetera. Fa parte del suo. E poi certamente sono giorni meno felici rispetto a quelli della nonna, perché sono di grandi cambiamenti, sconvolgimenti, no? E lei assiste alla polizia che segue il padre, e poi quando si ha 16 anni deve lasciare il paese, deve lasciare gli amici, il suo ambiente. Lei racconta ad un certo punto come era contenta verso quando aveva 10-11 anni, quando, quindi diventata ragazza grande, quando il cugino importante che passa per la strada la saluta, quindi la riconosce come persona degna di saluto. Lei lo racconta in modo molto bella, quindi sì, è un paese. È una vita in quel momento bella, ma poi è sconvolta da avvenimenti che erano molto più grandi di lei e della sua famiglia e della Palestina anche, perché riguardavano le potenze europee, riguardavano quello che stava succedendo in Europa, riguardavano la guerra di cui la Palestina non aveva assolutamente nessun interesse e nulla a che fare. No? Non so se ho commentato bene. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande ci fermiamo qua, ma comunque Wassim rimane a disposizione qualche minuto mentre gli altri firmano l'ICE. Grazie Wassim. Grazie a voi.